Il dramma italiano per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia è il teatro nella lingua materna. Affrontiamo temi storici, affrontiamo temi anche scomodi e siamo un tutt'uno, un tutto tondo con la comunità italiana presente qui. Il dramma italiano è importantissimo anche perché è la compagnia di lingua italiana più antica, nel senso che è nato addirittura prima del Piccolo di Milano, è nato nel 1946 ed è nato a Fiume, che adesso non è più Italia. E poi è l'unica compagnia italiana professionale al di fuori dei confini nazionali, quindi tutta una serie di Guinness, dei primati che ci rende veramente orgogliosi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Fiume diventa territorio jugoslavo. Gli italiani devono decidere se restare o partire. Ha visto il porto? Ancora pieno di macerie, che io dico va bene il lavoro volontario, ma andato avanti così ci si mette anche un secolo, eh? Non che mi importi, tanto ho detto in confidenza, io qua resto poco perché ho deciso per l'Italia. Ha optato anche lei. Ho capito, non dica niente. Scommetto che le hanno respinto la domanda. Non è facile affermare questa nostra identità. Perché il teatro ti aiuta? Non solo perché vieni a vedere uno spettacolo, ma perché è un momento di aggregazione, perché prima di vedere lo spettacolo ti incontri nel foyer, incontri finalmente le persone che parlano la tua lingua. Non mi va di prendere e di andare in Italia come un caprone. Qua un lavoro finché non ne trovo uno di là. C'è un paio di amici a Trieste che me lo stanno cercando, abbiamo fatto il soldato insieme, ma tanto c'è tempo fino a febbraio. Bisognava decidere di che morte morire, cioè non si sapeva se si faceva meglio ad andare oppure restare. Allo? Cos'è carogna? Ti lo fa apposta, eh? Se vengo qua sto merlo e non sai che ti che ha detto a io vai, no? Ti che ha detto allora, così de brutto. Ci chiamano i rimasti. Io ho sempre detto una cosa, siamo rimasti a casa, non è che siamo rimasti da qualche parte come alieni. L'esodo è una pagina molto triste della nostra storia. La nostra gente è emigrata altrove, alcuni in Italia, alcuni in Canada, in Australia, abbiamo parenti sparsi dappertutto. La mia famiglia è rimasta perché era una famiglia di contadini e quando mio zio e mio nonno sono andati a vedere le terre del Friuli hanno detto piuttosto di arare quella terra dritta, resto ad arare le mie colline. Ed è semplicemente per quello che siamo rimasti a casa. Quelli che se ne sono andati hanno passato dei brutti momenti, sono stati tacciati di fascisti, quelli che sono rimasti sono diventati dei titini, cioè sono stati etichettati così, ma le cose come sempre erano molto più complicate. Qua se c'è una parola in italiano la devi dire in italiano, perché devi dirla in inglese se esiste in italiano? E queste piccole cose ti fanno capire l'orgoglio. Allora, Edoardo Erba ha scritto: la lingua è molto più importante di un paesaggio, è l'acqua in cui la nostra mente nuota. Noi abbiamo una grossa responsabilità, andiamo molto anche nelle scuole e facciamo crescere un pubblico attento a quelle che sono le problematiche e le tematiche sia linguistiche che culturali italiane. Ci sono voluti 60 anni dall'esodo perché si incominciasse a parlarne, diciamo, alla televisione. Io non so quanti anni ancora ci vorranno perché si parli appunto della nostra comunità rimasta. Italiani, dico d'estate soprattutto, ti incontrano, fai amicizia, parli e poi ti chiede: e tu di dove sei? Io sono di qua. In che senso di qua? Ma allora sei croata, ma come parli bene l'italiano? No, perché io sono italiana. Eppure sanno, e lo stanno dicendo ai propri figli, sai che qua una volta era Italia. È così difficile pensare che c'è gente che anche dopo tantissimi anni, pur convivendo tranquillamente con la maggioranza, non ha assolutamente intenzione di essere del tutto assimilata.